Buongiorno. Buongiorno Antonio, buongiorno Stefano, buongiorno. Siamo al Panzotto di Roma in via Trionfale 94 e oggi vogliamo preparare uno dei piatti più cucinati della cucina romana, uno dei più famosi, uno di quei piatti che fanno tutti e non solo a Roma, in tutta Italia. Perché oggi vogliamo fare la carbonara. Carbonara, la leggenda dice che deriva dai moti carbonari del 1821. Sciocchezza, non è assolutamente vero. Carbonara perché quando è finita si deve annerire completamente di pepe, come se fosse un pezzo di carbone. E adesso andiamo a preparare la carbonara e vi faccio vedere gli ingredienti che usiamo al Panzotto di Roma. Un magnifico guanciale di Amatrice che abbiamo provveduto a tagliare a striscioline, perché a differenza dell'amatriciana che va a tocchetti, la carbonara viene meglio con il guanciale tagliato a strisce. Qui abbiamo del pecorino romano assoluto della Brunelli che abbiamo grattugiato. Qui abbiamo le uova delle nostre Ger fresche di giornata, delle quali abbiamo preso soltanto il rosso. Qui abbiamo del pepe in grani che abbiamo provveduto noi stessi a macinare nel nostro mortaio. E qui abbiamo l'ingrediente principale, perché il segreto di una buona pasta è la pasta. E questa è la Benedetto Cavalieri di Lecce. Adesso andiamo a cucinare. In una boule abbiamo messo 4 rossi d'uovo, solo il rosso, e andiamo a preparare la cremina mischiando una bella dose di pecorino Brunelli. Antonio prepara una cremina. Guardate che bel colore rosso che c'hanno i tuorli delle nostre girl, che poi uniremo il pepe che abbiamo macinato da grani interi. E questa è la cremina che poi condirà la nostra carbonara. La padella che abbiamo messo sul gas per preriscaldarla leggermente, ora inseriamo dentro il guanciale tagliato a listarelle e lo lasciamo rosolare a fuoco medio. Sentite il crepitio del guanciale che rosola? Questo è il magnifico guanciale di Amatrice. Adesso Stefano provvede a mettere la pasta. Questa pasta sono gli spaghetti della Benedetto Cavalieri che impiegano 14 minuti per la cottura. Quindi proseguiamo con il guanciale che si sta lentamente rosolando. Il guanciale è pronto, anche la pasta è cotta e andiamo a scolare. Ci lasciamo un goccino d'acqua di cottura perché ci sta bene. E Chef Antonio, con notevole perizia, inizia a mantecare. Acqua di cottura, fuoco vivace e olio dei gomiti. Guardate la pasta come rilascia il suo amido, che si mischia con l'acqua di cottura per formare una cremina deliziosa. Che spettacolo! Spegniamo il fuoco, aggiungiamo ancora un goccino d'acqua di cottura e andiamo ad aggiungere la crema di uovo e pecorino che avevamo preparato prima. E adesso, chissà, sa.
si comincia a costruire il piatto. Signori, questa è un'opera d'arte e ci vuole una grande mano per fare una cosa del genere. Stiamo assistendo a qualcosa di straordinario. Questa è una carbonara spaziale. Ci vuole proprio l'amore per la cucina per fare una cosa del genere. E adesso andiamo ad impiattare. Prepareremo tre piatti perché poi andremo a fare il test, che è obbligatorio, non se ne può fare a meno. Ecco qua. Aggiungiamo sopra naturalmente questa deliziosa cremina. Per un piatto che addirittura risulta commovente. Ecco fatto. Siamo pronti e non possiamo esimerci dall'andare a fare il nostro solito test. 3, 2, 1, andiamo ad effettuare la prova, stiamo il test. Il test significa una forchettata sola, Stan, non è che okay. Tu te devi sfondare. Okay. Vediamo un po', mamma mia bella. Vabbè, 2 va, 2 ce le possiamo pure permettere. Signori, questa carbonara non è buona, è deliziosa, è straordinariamente buona. E a questo punto, come al solito, ci sono solo due possibilità. Siccome la carbonara la fanno tutti, da Palermo fino a Torino, qualunque ristorante di qualunque livello fa la carbonara, andatevela a mangiare dove pare a voi. Però, se volete la garanzia assoluta di una carbonara straordinaria fatta con ingredienti spettacolosi, venite a mangiarla al Panzotto di Via Trionfale 94 a Roma.